Sogno da anni di poterla incontrare direttamente, non è mai stato possibile far coincidere i nostri appuntamenti con la sua presenza in Italia e oggi per me è davvero con emozione, con un brivido, che chiamo qui sul palco Chiara Castellani. Va bene questa sedia, ne voglio una più comoda. Io ti seguo, guardo le cose che hai detto, le poche trasmissioni a cui ho partecipato per documentarmi un po'. Sei una persona straordinaria, Chiara, è davvero una gioia poter condividere la tua esperienza di vita e che racconteremo oggi. Bentornata in Italia. Grazie, appena tornata ancora. Scaraventata. Scusami Chiara, ma qual è la prima cosa che uno che vive abitualmente in Africa, quando arriva nel continente europeo, qual è la prima cosa che gli dà fastidio? È la prima cosa che sente? Ed è qual è la vice la prima cosa di cui sentiva la mancanza per te? Allora, la prima cosa che mi colpisce, la grande differenza, e che qui in Italia nessuna voglia di ridere e di sorridere. E invece lì in Congo sorridono sempre. Sorridono sempre, hanno sempre il sorriso sulle labbra. Gli può cascare il mondo addosso, però riescono sempre a vedere gli aspetti positivi. Anche quando io non riesco a vederli, loro li vedono sempre con quell'enorme fiducia in questo Dio padre e madre allo stesso tempo, questo Dio che tenerezza e che prende i suoi figli sulle ginocchia e non può abbandonarli, riescono sempre ad afferrare il lato positivo delle cose. C'è un ottimismo inguaribile che fa sì che sperare, anzi sognare insieme a loro, è sempre possibile. Anche nelle situazioni più difficili. Ed è talmente possibile che poi i sogni li realizzi. Perché quest'anno abbiamo avuto la guerra molto vicina, nel Kwamutta, ci sono state stragi dall'altro lato del fiume rispetto a Bandunduville e abbiamo riaperto la facoltà di medicina di Bandunduville. Insegniamola, stiamo sognando un gemellaggio con cui. Ma alle volte mi chiedo, sì, qui in Italia ci hanno tanto da insegnarci dal punto di vista scientifico, ma questa voglia di vedere sempre gli aspetti positivi, e questa è la radice comunque della, non della sopravvivenza, ma della continua risurrezione del popolo congolese. L'altro giorno mi hai mandato un messaggio dicendo sperare insieme sì, ma anche sognare insieme. E vorrei riavvolgere un attimo il nastro della tua vita per cominciare il nostro racconto da dove è iniziato il tuo sogno, quel sogno che va avanti ancora oggi. Avevi solo sette anni. A sette anni io ho cominciato a sognare in seguito al piccolo missionario che arrivava in casa. Insieme a Nigrizia, non era la Nigrizia di oggi, non c'era quell'impegno sociale, ma c'era già comunque il desiderio di Daniele Comboni, questa che è stata la grande rivelazione di Daniele Comboni, salvare l'Africa a partire dagli africani. Forse un giorno sarà a partire dagli africani che si riesce a salvare l'Europa, perché loro sanno sognare. E tu da quel giorno hai mantenuto sempre la fedeltà a quel sogno? Sì, perché era qualcosa che mi ha dato proprio il gusto di studiare, di imparare. Tutti gli studi di medicina, io riuscivo bene, non perché fosse particolarmente intelligente, ma perché
E c'era questo sogno dietro che mi spingeva e che mi dava un motore in più che gli altri non avevano. Gli altri vedevano la difficoltà del futuro posto di lavoro, il rischio della pletora di medici, e io invece vedevo di fronte a me la realizzazione del mio sogno africano, e io stavo costruendo qualcosa che era il mio futuro, ed è un futuro che era il mio sogno. E già da allora ho capito quello che in Africa mi insegnano ogni giorno, che se in un sogno ci credi veramente, sognare assieme al di là dello sperare assieme, dunque anche quando non sembra c'è più posto per la speranza, rimane il posto per i sogni, e quando ci credi, li costruisci, e li costruisci veramente. E allora ho cominciato anche, appena arrivata in Congo, ma soprattutto quando ho perso il braccio, che è stata una parte, io amo proprio vedere la mia vita nel prima e il dopo, perché perdendo il braccio ho capito tante cose che non avevo mai capito, soprattutto la meraviglia di aver bisogno degli altri e fare assieme a loro, certo. Fare insieme con loro e dipendere da loro, aver bisogno di loro almeno come loro avevano bisogno di me, certo. E in questo bisogno reciproco si traduce tutta l'esperienza di questi anni, scommettere sulle persone umane e aiutarle a realizzare i loro sogni, perché diventano i miei sogni, i nostri sogni, e quando un sogno è collettivo diventa enormemente forte e riesce a realizzarlo. Prima di arrivare in Congo, potete... Prima di arrivare in Congo, tu sei stata per diversi anni in Nicaragua, il primo sì. passaggio è stato in Nicaragua, lì sei stata addirittura chirurgo di guerra, sì. ti sei occupata anche di ricucire, proprio di sistemare arti che avevano bisogno di cure importanti o anche purtroppo di doverli amputare. Un segno del destino, evidentemente. Sì, di quell'esperienza, ho un disegno di Dio. Un disegno di... Perché se vedo poi retrospettivamente a veramente l'incidente privandomi di un braccio, di resto, il resto del mio disegno di vita. Mi piace raccontare e citare quella stupenda poesia di Don Tonino Bello che dice che Dio creò noi uomini, angeli con un'ala soltanto, perché noi per volare dobbiamo andare abbracciati. Ed è vero, è la mia vita fino adesso. Volo insieme a loro e realizziamo sogni che sembrerebbero incredibili. E se, sognando assieme ci riesce, e coinvolgo gli amici italiani qui in questi sogni. Basti vedere, ho avuto un grandissimo amico che vive nella continuità dei suoi sogni, l'ambasciatore Luca Attanasio, che purtroppo due giorni prima ci davamo del tu, lui voleva che lo chiamassi Luca, e ci davamo del tu, e gli avevo spedito delle immagini dei miei studenti dell'università di Mwanza, delle mie studentesse. E lui aveva visto quelle immagini, quei filmati con entusiasmo, e mi aveva detto quanta bella gioventù, ma anche lui era giovane, se n'è andato a 42 anni. E se n'è andato, ma c'è ancora, perché comunque troppi amici già in Nicaragua, poi in Congo, che ho perso a causa della violenza umana, ma che continuano a vivere perché abbiamo voluto, con tutte le nostre forze, portare avanti i loro sogni. E certo mi hanno aiutato gli amici italiani. Il sogno di Luca, la maternità du Saint-Esprit, grazie a Sontaba, grazie agli amici italiani che sono venuti anche qui
di un'associazione che mi sta appoggiando insieme a Chiara Castellani, grazie a Milena Castelli, siamo riusciti a realizzare questo sogno bellissimo che era di Luca, è diventato collettivo, perché quando i sogni diventano collettivi, acquistano più forza e si concretizzano. È questo che, per questo che sono voluta passare da quel sperare assieme, e sperare alle volte ti sembra, anche l'intervento che mi ha preceduto, che non c'è più spazio per la speranza, soprattutto qui in Europa. Però da noi c'è spazio per il sogno, e il sogno lo concretizzi. Quando sei arrivata in Congo, il tuo incarico era di dirigere un ospedale fantasma. Ecco, ma questo ti volevo chiedere, che cosa sei andata a dirigere? Cioè, quando sono arrivata nell'ospedale di Kimbao e ho visto un castello fantasma, cioè c'erano questi muri rimasti tali dai tempi in cui i belgi se ne erano andati, dove le cacche di pipistrelli, scusate, colavano dai soffitti, dove li tingevano, dove le torce accese, le lampade a petrolio non avevano finito di annerirli, pochissimi malati e assolutamente niente, non c'erano letti, non c'era acqua, non c'era luce, non c'era personale qualificato. E però sì, il progetto dell'acqua, l'idroelettrico, la piccola centrale, tutte cose che sognando insieme siamo riusciti a realizzare, ma ancora più importante, molto più importante, aiutare i miei stessi infermieri a studiare. Quegli infermieri che non avevano un titolo di studio riconosciuto, sono diventati prima livello A2, poi livello A1, poi molti di loro sono diventati licenziati, capaci di diventare miei assistenti. Adesso abbiamo aperto un istituto di scienze infermieristiche di livello universitario anche a Kimbao. E anche lì sono gli amici italiani che mi aiutano a pagare le borse di studio. Grazie a tutti loro, ma grazie perché, soprattutto perché è importante scommettere sui sogni di questi giovani, perché sono loro che costruiscono il nostro futuro. Adesso c'è la facoltà di medicina e sto già, io non ho avuto figli ma ne ho avuto troppi. Quando mi trovo con un ragazzo un po' intelligente, una ragazza intelligente, mi capita subito di enfanté e diventano miei figli, ed è bellissimo scommettere insieme a loro e costruire il loro futuro. E adesso i più intelligenti di loro voglio che studino medicina, perché non voglio che succeda come è successo, beh, non dico il posto, ma le due demoiselle sono morte e tutto è caduto. No, non deve essere così con me. Io voglio scommettere su di loro, perché il giorno in cui non ci sarò più, i miei sogni continueranno con loro. E l'eternità del sogno potrà dare forse quel pizzico di eternità che tutti cerchiamo nella nostra vita. Per molti anni tu sei stata l'unico medico, mi dicevi, in una regione grande come il Belgio, unico medico per una popolazione di milioni di persone. E sicuramente per la popolazione della diocesi, che sono circa 2 milioni di persone. Immaginate. Dopodiché, piano piano, però, abbiamo fermato i nostri medici. Certo, però nel momento in cui ti è successo l'incidente, ero l'unico medico. Di braccia, invece che due, ce ne volevano 20, e invece ne è rimasta una sola. Più le centinaia di altre braccia dei miei infermieri. Certo, però ecco, torniamo un attimo sul momento dell'incidente, che poi arriveremo a come lo hai, a come è entrato nella tua vita e quante risorse ti ha poi dato indirettamente. Il giorno in cui è accaduto, in quei giorni lì, tu hai pensato che forse
come medico era opportuno, come dire, ritornare in Italia? Ti faccio questa domanda perché ho già sentito una tua risposta e mi ha toccato il cuore e vorrei che tu lo dicessi anche a loro. Cioè, avevi perso un braccio, eri medico, eri in Congo, qual è stata la tua riflessione? Devo tornare in Congo. È stato subito, cioè rimettetemi a posto in fretta perché io ero lo Zaire, voglio tornare in Zaire. Cioè, e tutti mi prendevano per matta perché io in ospedale c'avevo le crisi di malaria, c'avevo sempre la febbre e diventavo anemica perché la malaria non me la scoprivano finché non mi sono imposta che mi facessero gli esami della malaria perché dicevano era l'infezione al braccio. E io dicevo, dai che io devo rimettermi a posto in fretta perché io devo tornare in Zaire. Ma tu sei matta, ma pensa ad altro. Mi dicevano pensa all'OMS, io all'OMS, ma se gli ho dato un calcio qualche anno fa quando avevo vinto il concorso perché non mi andava di mettermi in un ufficio. E io sono un topo di bus, dico sempre, non sono un topolino di biblioteca, io ho bisogno di muoversi, di vedere la gente, di conoscere, di condividere il pane con gli altri. E lo faccio sempre molto di più perché adesso che ho scoperto che posso ancora andare in moto prendendo il braccio con l'altra mano, so, riesco ad aprirmi spazi enormi. E mi piace tantissimo quello che faccio. E non mi sento i 67 anni addosso, anzi. Penso mi vedo ancora tutto un futuro davanti, perché è adesso che sto realizzando i miei sogni più grandi, che non sono miei, sono i loro. In un'intervista lei ha detto, dopo che era stato amputato il braccio, sì, d'accordo, ho perso un braccio, ma sarebbe molto più grave se venisse amputato il mio sogno, per questo voglio tornare in Congo. Allora, oggi non lo fai più, ma per anni tu hai operato con un braccio. Come si fa a operare con un braccio? Devi farti aiutare. Insegna un altro a farti di braccio destro. Io mettevo il braccio destro sinistro, vero. E ho insegnato a degli infermieri ad assistermi sugli interventi chirurgici. Guidavo le loro mani, anche con la mia manina, li aiutavo. Prima mettevo io la manina all'interno dell'utero per prendere la testina del bambino e tirarlo fuori. Poi piano piano sono stati loro. Prima ero io che sorgevo il perineo con la mia manina, la sola, per aiutare le ostetriche ad imparare ad assistere i parti. Poi hanno cominciato loro e io però guidavo le loro mani. E poi piano piano sono diventati autosufficienti. E intanto facevo studiare una donna come me alla facoltà di medicina, la figlia di un carcerato, che per fortuna è uscita dal carcere, e lei adesso il direttore di Kimbao. Dei due ospedali regionali che abbiamo, due ospedali di riferimento zonali, sono donne che stanno dirigendo e sono le sole due donne direttore di ospedale di tutta la provincia. Ed è importante scommettere sulle donne, perché quando le donne diventano quadri sanitari è lì che il diritto alla salute viene garantito agli ultimi e soprattutto a chi più ne ha bisogno, che sono le donne, le madri e i loro figli. Tra i tanti episodi vissuti in sala operatoria o comunque stando vicino al dolore immenso di queste persone e avendo anche strumenti medici molto limitati, tu mi hai mandato una volta un filmato di una sala operatoria, è quanto di più basico possa esistere. Ecco, ci puoi scegliere tra i tanti episodi uno che ti, come dire, fa luce al tuo cuore ancora oggi? Io mi ricordo
e avevano ospedalizzato un bambino che è venuto un po' in ritardo, come succede spesso quando devi fare chilometri e chilometri. Il bambino era piccolo, molto piccolo, meno di un anno, una polmonite, respirava malissimo, non abbiamo ossigeno, le bombole di ossigeno pongono problemi logistici enormi, e il bambino era alla fine, non ce la faceva più. L'avevo assistito insieme con gli infermieri. Poi a un certo punto cadevo dal sonno e allora dico: mi corico un attimo. Mi sono coricata. Quando mi sono risvegliata vado a vedere se il bambino c'era ancora. Temevo mi dicessero se n'è andato. E il bambino respirava tranquillo. E allora ho chiesto all'infermiera: ma cosa hai fatto per risolvere il suo problema? E lei mi ha detto: io ho solo pregato. Bellissimo. E la preghiera in qualche modo ha accompagnato questo bambino. Tu sei sostenuta anche da una grande fede. Beh, diciamo da una grande speranza. Non è che ciò abbia quelle fedi e basate sulla roccia che credi, no, io spero che Dio esista, perché ne ho bisogno di avere qualcuno che mi aiuti, perché sennò da sola non ce la faccio. E quando gli chiedo aiuto, lui arriva sempre, non mi molla mai. E allora mi chiedo: ma è possibile che sia io il suo solo fastidio, la sola che gli chiede aiuto in questo mondo così vasto di bisogno? Ma lui c'è sempre. E allora credo proprio, spero proprio che esista. Ed è importante per me, senza avere queste fedi enormi, no? Io sono una piccola serva inutile che si sforza però di fare il suo meglio per partecipare alla costruzione del regno qui su questa terra, perché non so se poi ce n'è un altro, ma qui su questa terra dobbiamo costruirla noi. Vi capisco. Chiara, tu hai pronunciato dei voti di povertà. Sì, di povertà e di obbedienza a Dio per non dover obbedire ai potenti, anzi per dirlo a certi potenti prepotenti chiaramente in faccia. Io non mi inginocchio davanti agli uomini, io mi inginocchio soltanto a Dio. Io non obbedisco agli uomini, perché io obbedisco soltanto a chi ho fatto il voto, per cui a Dio. Poté obbedire a Dio per disobbedire agli uomini. Quindi e in qualche al potere. Modo, in qualche modo anche rispetto, alle autorità, quando le autorità svolgono i loro compiti in maniera non corretta, tu hai una posizione bella tosta. Riesco a dire quello che penso e anche a esigere. E alla fine scopri che si riesce anche a cambiare alle volte il cuore della gente. Non sempre, ma quando ci riesce è importante. Mi ricordo una volta una donna malata di AIDS, ma non più malata, una delle tante figlie che avevo fatto studiare, vedova dell'AIDS, lei stessa malata di AIDS, ma poi con il trattamento, grazie al trattamento, in ottima salute. E avevo trovato per lei una borsa di studio, grazie agli amici italiani che mi sostengono in questo progetto, e però non era stata sufficiente. Il giorno che doveva andare a difendere la sua tesi di laurea, si era messi i capelli come una regina, si era messa dei nastrini colorati, era bellissima, e però gli dicono: ma tu non puoi andare a difendere la tesi di laurea con più di $100 di debito. E allora era lì disperata, e io non sapevo dove potevo trovare i soldi. E
responsabile delle finanze mi diceva: o paga i debiti che le restano. E io gli ho detto: ma lei non è né mia figlia né mia sorella, è tua sorella, tu sai che è vedova, è tua sorella, non è mia sorella, è nostra sorella, dobbiamo aiutarla. Lui mi ha guardato, poi la guarda e gli ha detto: vai a difendere la tua tesi di laurea. Bellissimo. È diventata professore d'inglese. Il tuo voto di povertà si spiega, credo, permettimi, con molta semplicità, vuol dire: voglio essere parte della povertà di questa gente. È una cosa che tu hai detto una volta e mi ha colpito tanto. Dopo la tua l'amputazione del braccio, tu hai dovuto ricevere diverse trasfusioni di sangue, ed era sangue africano, quindi sì, quella gente ti scorre nelle vene. Sì, infatti è come se avessi fatto un matrimonio di sangue con questa terra. Anche perché il mio braccio è sepolto là da qualche parte e questo ci ha legato per sempre. Poi io stessa ho varie volte donato il mio sangue e si è rimasto in qualche modo l'incidente fra l'altro, e il fatto che io sia tornata ha fatto sì che la gente mi abbia accolto con gioia e mi sento realmente una di loro. Si condivide la propria povertà, ma per riscattarsi da questa povertà, soprattutto attraverso lo studio. Sono diventata anche un po' cattiva con chi chiede soltanto l'elemosina. No, io voglio aiutarli a crescere, e per aiutarli a crescere è importante farli studiare. E per farli studiare ho messo proprio le borse di studio non solo per dei giovani, ma anche per delle donne, delle madri di famiglia, per delle vedove come quella di cui ho parlato. Aiutarli a studiare, a crescere e a diventare padroni dei loro sogni e a costruire loro stessi i loro sogni, che all'inizio costruiamo assieme. Renderli indipendenti, che non abbiano più un giorno bisogno di me, perché questo è veramente importante. Cos'è che sembra paradossale farti questa domanda vedendo il modo in cui hai raccontato la tua esperienza, ma ci saranno dei momenti in cui senti dentro anche la frustrazione, l'indignazione, anche la rabbia per le situazioni che hai davanti. Chiaro, quando vedo certe immagini di strage, e purtroppo quest'anno così vicino a me, il centro di salute di Bisiala, che abbiamo costruito faticosamente con cuore amico, l'ospedale di Kingala Matela, che per fortuna però i giovani hanno difeso e sembra non sia stato saccheggiato, ma è chiuso. E avevamo tanti sogni che stavamo realizzando, dovevamo mettere l'acqua potabile. Sono venuti Andrea, Paolo, hanno visitato quell'ospedale, abbiamo preso le misure per mettere anche lì luce con i pannelli solari, l'acqua con una pompa. E poi tutto che sembra finito, però so che non è finito, che ricominceremo, perché loro sì ci credono fino in fondo. Bisiala è stato saccheggiato, però una donna, una madre di famiglia semi-analfabeta, la matrona, la levatrice empirica, mi ha detto: aiutami, compriamo dei guanti, e io vado, ritorno, anche solo per assistere i parti. È andata, visto però che era troppo difficile, che c'era troppo rischio e che donne non ce n'erano quasi più, tutte erano ormai rifugiate. Ma lei mi ha detto: appena la situazione si calma, io torno ancora. Vogliamo tornare e ricostruire. Ed è questo desiderio di continuare a costruire, di rispondere continuando a sognare nonostante tutto, di fronte a quello che uccide, sembra uccidere la nostra speranza, di fronte a queste stragi, è la risposta la più importante che possiamo dare. Ed è quello che voglio chiedere quest'anno agli amici: aiutatemi a fare nuovamente funzionare Bisiala, Kingala Matele, Mushito, Manzasai,
le nostre strutture chiuse a causa della guerra. Dobbiamo ricominciare perché la gente c'è. Quei civili che hanno pagato un prezzo così elevato, è giusto che un giorno tornino ai loro casi e riacquistino quel diritto alla salute per il quale mi batto dagli anni del Nicaragua e per la quale continuerò a battermi per tutta la mia vita. Non voglio interrompere gli applausi, ma non voglio perdere neanche un minuto nello stare insieme a Chiara. Permettimi di immaginarti lì. Vorrei che tu ci raccontassi dove vivi e com'è una tua giornata, non abitudinare, che penso che tutte le giornate siano diverse. Comunque, ecco, raccontaci cosa fai e dove vivi. Ma io non so dove vivo, vivo in almeno 4-5 posti differenti, perché sono sempre, grazie a questa moto, sono sempre in giro, da un posto all'altro. Abbiamo 29 strutture sanitarie, 2 scuole infermieri e io non faccio che spostare, e adesso la facoltà di medicina, che è la cosa la più importante. E io mi sposto da Kimbao, dove c'è una stanzetta nell'ospedale, ma a parte, che la mia stanza, dove ho anche i miei libri dei tempi di quando ero ancora direttore là, e continuo a sostenere l'attuale direttrice che sta dando continuità a questo diritto alla salute, proprio perché come donna lo sente fino in fondo. Come donna partorito 3 volte e tutte le 3 volte per cesareo, e come può condizionare il pagamento di una fattura all'esecuzione di un cesareo necessario, e come condivide perciò il dolore post-operatorio con quelle donne. Idem per Keng, c'è una donna che ha subito già 2 cesaree e che è medico ed è direttore. E anche a Keng c'è una stanzetta in una casa che gli amici italiani mi hanno aiutata a strutturare, ma adesso è diventata convento proprio perché non ho voluto restare sola negli anni più difficili. E il mattino mi sveglio presto, profitto del fresco del mattino per andare in ufficio o per andare in ospedale o per andare alla scuola infermieri, a seconda di quello che è il mio programma della giornata. Questo quando sono a Kenge o a Kimbao, ma anche a Bandunduvilla. A Bandunduvilla ovviamente c'ho la moto che mi accompagna fino alla facoltà di medicina. E lì mi appoggio a un convento, anche lì, e dove però ormai ho la mia stanza quasi consolidata, perché è un po' sempre la stessa. E loro sanno che arrivo. E questa appunto è la mia storia, questo continuo spostarmi da un posto all'altro per poter unire la consultazione medica con l'insegnamento, ma anche la consultazione medica è insegnamento, perché ci siamo inventati uno stetoscopio che 2 persone ascoltano con lo stesso stetoscopio. E allora prendo un giovane, uno studente di medicina o un infermiere, e gli faccio ascoltare gli stessi rumori cardiaci, lo stesso cuore che batte, lo stesso soffio cardiaco se ci sono anomalie, l'ascoltazione dei polmoni, gli stessi ronchi e gli stessi vantoli crepitanti se ci sono problemi polmonari, o il murmure vescicolare puro quando... E insieme, si ascolta insieme, si impara assieme. È importante che io continui, che faccia proprio di questa mia vita attuale questo continuo passaggio di consegne, perché quello che ho imparato durante una lunga vita è estremamente importante che io possa continuare a trasmettere competenze. È quello che è veramente in questo momento, ma negli ultimi 30 anni, da quando ho perso il braccio destro, sono più di 30 anni, era nel 92, 6 dicembre 92,
30 anni che ho imparato che devo trasmettere quello che io conosco e che non devo più tenermelo per sé, per me. Certo. Dopo aver visto lei sulla moto, capite che questo, che è il libro che potete trovare anche nella nostra libreria, non è una guida turistica per motociclisti in Africa, ma è il racconto delle sue esperienze, Savannah on the Road. Però il ponticello, quello ancora non c'è. No, adesso l'ho fatto, l'ho scoperto dopo. Okay. Perché più passa il tempo, no, anche perché per delle ragioni non posso più prendere la strada principale per andare a Bandunduville, troppo rischioso. E allora prendiamo queste stradine collaterali dove traversi fiumi e quando lo fai con la moto è un po' più scomodo. Però non lo fai da solo, ti aiutano e facendolo insieme agli altri non ci sono rischi. Certo. E continui a farlo. Anzi, guarda, facciamo vedere subito, salto un attimo in avanti, che cosa vuol dire fare le cose insieme. Chiara mi ha mandato due filmati che ora ci commenterà, li facciamo questo scorrere. Questo è la Bacali vicino a tra Mozamba e Kimbao, diciamo. Sono le due cittadine un pochino più grandi, ma sono due villaggi che sono legati da questo che chiamiamo il ponte di Senge, delle scimmie, perché in realtà sono le scimmie che possono passare facilmente là. E vedete che c'è una donna che ha il cestello in testa come lo tengono, ma non riesce da sola a attraversare il fiume. Allora un'altra donna traversa e l'aiuta. E devo dire, quando ho visto questo filmato, non sono io che l'ho ripreso, mi sarebbe venuto comunque un colpo, ma continuavo a stare col fiato sospeso. Ce la sarà, non cadrà dentro. E poi il sospiro di sollievo, ce l'ha fatta. E poi anche questa sua sorella, che forse è solo una donna che ha incontrato per caso, anche lei con difficoltà, con un equilibrio precario, ma riesce ad arrivare dall'altra parte. Ce l'hanno fatta in due. Questi sono i nostri ponti. C'è l'altro. E adesso c'è invece. Anche lì, io se non mi avessero preso per mano non avrei osato. E sono passata prima della moto, ma poi toccava la moto. E c'erano tutti i bambini del villaggio che sono venuti ad aiutarci. Anche perché per fortuna non avevo orario di scuola. E per loro la scuola è la scuola della vita. Perché poi dal ponticello bisogna arrivare sulla moto. Queste persone, quando vieni in Europa, che consegna ti danno rispetto alla loro vita, rispetto a quello che tu vedi? Che cosa ti dicono di portare qui da noi? Di raccontare le loro storie, ma soprattutto direi che la gente possa aiutarli nel loro sogno più importante. Perché quando chiedi a un ragazzo congolese cosa posso fare per aiutarti, non ti chiederà il telefonino, non ti chiederà da mangiare, ti chiederà aiutami a studiare per poter un giorno divenire utile alla società. E allora è questo il messaggio che porto. Aiutatemi a realizzare i loro sogni, perché sono sogni di tutti noi. Non lo abbiamo detto fin qui, ma le difficoltà di Chiara in Congo sono state legate anche al fatto che c'è una situazione di guerra presente o latente, ci sono tante situazioni di violenza. Tu comunque rappresenti, anche idealmente, sei una donna di colore bianco, rappresenti un mondo che
è considerato, immagino, anche lì come la causa di tanti problemi. Eh sì. Ecco, come hai affrontato questa dimensione? Come hai fatto a farti sentire parte di loro e non quella parte che in qualche modo ha originato le guerre, che è all'origine di tutti i loro problemi? Ma perché sono loro stessi che mi hanno accolto e indicato la strada. Io, quando ho cominciato con il STEM, con la scuola infermieri di Kenghe, che purtroppo con tanti problemi politici ci è stata portata via di mano tante volte, l'ho fondata con 33 studenti, ora sono più di 1000, ma è stato un tiro e molla continuo fra i potenti del posto, i politici e la diocesi. In questo momento è di nuovo in mano alla diocesi e speriamo bene. Però appunto io avevo cominciato come direttore generale e a un certo punto, quando me l'hanno portata via, ma io ho voluto continuare ad aiutarli a studiare e in qualche modo ad insegnare, ecco, ho scoperto una cosa meravigliosa. Io non ero più il direttore generale, ero la mamma. E da adesso tutti mi chiamano mamma. Chi mi fa i messaggi, mamma, mamma. E allora io vorrei, ecco, che titolo più bello, tutto sommato. Io c'ho ancora la mia mamma che continua a sognare e me lo prova a 96 anni. Ed è quella che ha fatto sì che venissi solo oggi per tornare poi, se posso, stasera, per abbracciarla ancora e raccontarle di qui. Qual è il titolo più bello che il titolo di mamma? Certo. Ti faccio due domande finali. La prima, poi mi servirà anche per dire una cosa, fare un piccolo annuncio. Tu sei stata ricevuta recentemente da Papa Francesco. Sì. Ma ce lo puoi dire cosa vi siete detti? Io l'ho ringraziato perché gli ho detto, è solo lei che parla di Congo, ma ne parla nel modo giusto. Ne parla nel modo giusto perché vede la forza che c'è in questo popolo, che è la forza dei loro sogni. E gli ho detto quello che ho detto anche oggi a tutti voi: mi aiuti a realizzare i loro sogni. E allora abbiamo cominciato a pensare a un progetto di formazione a distanza, erano i tempi del Covid, per rendere più stretti i legami fra i nostri studenti e gli studenti di qui, che hanno tutto ma che hanno tanto da imparare dagli studenti di là, soprattutto la forza di sognare e di continuare a sognare e a credere nei sogni, nonostante le difficoltà e le limitazioni. Certo. E la domanda sul Papa è perché devo fare un piccolo grande annuncio. In settimana Don Luigi è arrivata una mail dal Vaticano e una delegazione, una rappresentanza della Fraternità di Romena e del gruppo Naine sarà ricevuta dal Papa in udienza il 24 di novembre. È una bella notizia per noi. Noi abbiamo un grande amore verso Papa Francesco e è un grande riferimento, e quindi potergli esprimere anche tangibilmente di persona tutto questo sarà ancora più bello il 24 novembre. Sì, per fortuna finalmente lo Spirito Santo, che soffia come vuole, ci ha inviato il Papa giusto di cui aveva bisogno e che rimanga il più possibile, perché è il solo che riesce a parlare di pace in questo momento e essere perciò ancora capace di speranza. Mi è venuta un'altra domanda un po' antipatica, ma tu come, quando sei qua, come ti difendi, non so, dalla televisione? Non la guardo, semplicemente. Non avevo dubbi. Cioè, come ti tieni informata anche quando sei in Congo? Che legame ti è rimasto con l'Occidente? A parte ovviamente gli affetti, le persone che ti aiutano. Le persone che mi aiutano e che condividono fino in fondo i sogni
e gli affetti della mia famiglia. Però anche la mia mamma, quando le chiedo, ma adesso preferisci che continuiamo a leggere o che ci mettiamo a vedere la televisione? E dice, no, io voglio che tu mi leggi. E allora io le leggo dei libri, perché lei ormai non ci vede più, ma continua a seguire, e a seguire anche tutto quello che faccio, con l'affetto di una madre, perché quando dico una madre si capisce cosa significa e cosa mi sento quando i miei figli mi chiamano mamma. Certo. E riconoscono questo percorso che ho fatto di filiazione, di infante, ormai decine e decine, forse centinaia di ragazzi. Insieme per Chiara Castellani è il luogo dove anche materialmente possiamo trovare il modo di aiutarti, è questo il sito? Sì, è un sito dove gratuitamente degli amici mi stanno aiutando, molti di loro sono presenti qui oggi e li ringrazio, perché oltre al sogno di Luca, con le borse di studio stanno aiutandomi a realizzare il sogno di tutti i miei figli. E allora io ti chiedo un ultimo pensiero per poi ritornare dalla tua mamma, giustamente, godertela in questo periodo in cui sei qua, ma per farci sentire sulla pelle quello che tu provi ogni giorno, quello che tu ogni giorno, magari essendo lì, vorresti far vedere a noi che siamo qui, di quella realtà che, dobbiamo dirlo, conosciamo molto poco. È proprio questa serenità di base, questo ottimismo con cui vengono affrontati tutti i problemi della vita, e quel continuare a credere che ce la fai, che puoi tirarti fuori, che puoi ricostruire, che possiamo ricostruire Kingala Matele, ricostruire Bisiala, far funzionare di nuovo le nostre strutture, grazie a loro, perché sono loro che ci credono fino in fondo e non si arrendono mai. Il popolo del Congo non si arrende e andrà avanti e continuerà a vivere come anche Luca Attanasio continua a vivere nei suoi sogni. Questo, Chiara, è il calore, la riconoscenza di Romena verso di te, per quello che ci hai portato e per quello soprattutto che fai ogni giorno. Io voglio una foto con questa grandissima donna. Grande, grande. Puoi rimanere un attimo ancora con me? Ci godiamo la fase finale del nostro stare insieme. Allora io a questo punto, accomodati pure, a questo punto chiedo anche a quelli che stanno ascoltando fuori o sono nell'altra sala, insomma anche ai collaboratori che riescono a sentirmi all'esterno, viviamo insieme un ultimo momento e saluto il nostro amico Gianni Novello, che è un grande amante del Congo, che è stato tante volte. Tu la conoscevi, Chiara, Gianni? Siamo lavorati insieme in Nicaragua. Ci siamo conosciuti a tempo. Allora vieni su anche te, Gianni. Vieni. 40 anni fa. Andrea il filmato, lo puoi chiedere. Ah, perfetto. Io lo dico sempre, vieni qua Gianni. Gianni è una grande amico, una grande risorsa di Romena. Lui penso che abbia una rete di conoscenze in giro per il mondo impressionante. Guardate, che bello vedere che vi ritrovate dopo 40 anni. Allora, accomodatevi un attimo, Gianni. Gianni, che meraviglia, Chiara. Davvero, una grande meraviglia. Noi ci siamo conosciuti ancora durante le grandi guerre di resistenza nell'America centrale, quando era vivo Monsignor Romero in Salvador.
Io sono stato in Salvador appena morto Monsignor Romero, quando la gente diceva: ma non è morto, vive dentro di noi, vive nel nostro impegno. Hay unos muertos que nunca mueren. Anche Luca Attanasio. Ecco, e poi Luca Attanasio in Africa. Siamo stati fortunati che abbiamo conosciuto tutti questi esempi bellissimi. E poi noi, come abbiamo potuto, abbiamo continuato questi impegni, questi esempi, abbiamo continuato a essere i vivi dei morti. Sì, e io devo dire, io sono convinta che l'esperienza del Nicaragua non è andata a remengo, perché a parte che c'è un gruppo di amici del MLAL, li hai conosciuti gli amici del MLAL, gli stessi, è vero, infatti, anch'io per un brevissimo periodo, dopo l'incidente, durante la riabilitazione, ho fatto parte, sono tuttora, andrò all'assemblea, e lì dove alloggerò c'è un gruppo che sta aiutando gli studenti che hanno sopravvissuto ai massacri, gli studenti che sono fuggiti, a continuare a studiare, a documentarsi per poter un giorno ricostruire una democrazia nel loro paese. Che è lo stesso che sto sognando anche in Congo, far studiare questi giovani, perché sono loro che costruiranno uno Stato di diritto. E io sono convinta che esistono dei processi irreversibili nella coscienza della gente sui propri diritti umani fondamentali, che fanno sì che quando gliene fai capire che si può, poi questo resta indelebile e non sarà così per sempre, e un giorno il Nicaragua ritornerà Nicaragua, Nicaraguita, e ci sarà di nuovo uno Stato di diritto, e anche in Congo sarà così, e ben presto. Sì. Anch'io dedico molto tempo anche a stare in Congo, oltre che qui a Romena, e per cui sto poi nel Kivu, che è la zona veramente di tanti morti, lì nella dimenticanza di tanti, no? E nel Kivu, che è la parte orientale del Congo, la parte che sarebbe la più ricca di minerali, eccetera, c'è una guerra che fa tanti morti, quelli a causa delle armi, ma poi anche a causa della mancanza di vita. Per esempio, non era mai capitato di vedere quanti suicidi di giovani ci sono nel Kivu, perché, pensate, in 30 anni di guerra sono giovani che non hanno mai visto la pace, mai visto, e quando non c'è pace non c'è sviluppo, eccetera eccetera. E allora stiamo facendo anche lì, lavorando molto contro l'analfabetismo, creare scuole. E poi vado anche in Senegal, adesso farò un viaggio con un gruppetto anche qui di Romena, andare in Senegal, dove invece facciamo degli incontri tra giovani cristiani e giovani musulmani, tentiamo che vivano facendo coltivazione di riso insieme, per conoscersi, per andare oltre i pregiudizi, oltre, ecco, è un lavoro, ma che serve anche per educarsi all'apertura mentale, uscire fuori dai propri schemi. Bellissimo. Bene. Volevi aggiungere qualcosa? Io ho vissuto un'esperienza molto bella con i musulmani del Mali, e quando facevamo delle riunioni con il loro Ministero della Salute, e quando erano momenti di particolare tensione e discussione, loro dicevano: momento, la preghiera, e loro si mettevano con il loro tappetino. Io la prima volta non sapevo cosa fare, fumavo ancora, mi sono fumata una sigaretta. La seconda volta dico: beh, a quel punto prego anch'io. Mi sono inginocchiata e ho fatto il segno della croce, pensando che non mi avessero visto. Quando ci siamo alzati in piedi mi hanno detto: è lo stesso Dio. E da quel momento è andato tutto a posto.